Amiche ed amici di Rete 8 Sport, benvenuti in Eccellenza On Air, nuovo appuntamento del sabato sera col campionato di Eccellenza che si fa giornata dopo giornata molto molto interessante. Abbiamo subito, li vado a salutare, i due ospiti di questa serata, poi col passare del tempo chissà forse ne avremo anche un terzo, due ospiti che sono stati impegnati proprio nei recuperi che si sono giocati mercoledì, il pari dell'Aquila contro la Delfino Curi Pescara e la vittoria roboante dell'Alba Adriatica contro il Villa 2015, che forse definitivamente condanna appunto la formazione di Simone Vitali alla promozione. Li vado a salutare, buonasera a Guglielmo Bonati, allenatore del Delfino Curi Pescara, ciao, ciao Guglielmo. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie a te Guglielmo. L'altro mister è quello dell'Alba, lui vittorioso, Edmondo De Amicis. Insomma Edmondo, buonasera innanzitutto, dopo il pari di domenica e la vittoria in questo recupero, ti puoi ritenere tranquillo? Buonasera a tutti intanto, ciao Lorenzo, saluto con piacere, rivedo con piacere il mister Bonati. Ciao mister. Ciao a tutti, è un piacere mio. Sì, dai, è difficile adesso. Io da un po' di giorni che faccio tabelle. Ma non si sbottona, non si sbottona nessuno, Edmondo. Nessuno si sbottona, no. Tutti perché... che fanno pretattica. No, non è quello. È che ci sono dei risultati che uno, quando ha fatto le tabelle, ha tirato giù delle tabelle, no? Non magari non si aspetta, per cui ogni volta ti ritocca fare tutto di nuovo, deve stare lì. Io siccome non c'ho niente da fare la mattina alla sera, mi ci diverto, no? Ma che cosa è uscito fuori? Che cosa è uscito fuori da questa casa? Potrebbero bastare 42-43. Perché io come riferimento ho il Casal Bordino, che in queste sei partite potrebbe fare 14 punti, perché deve giocare all'Aquila, lì ci può stare pure una sconfitta, insomma, no? Per cui potrebbe fare 14-15 punti, quindi 28 e 14, 42, 43, insomma, potrebbero bastare. Però cioè, siamo sempre lì. Però tu Edmondo, sei uno di quelli che guarda il Casal Bordino, mentre altri, e aggiungo purtroppo, perché ovviamente a noi non farà assolutamente piacere, guardano e osservano la situazione del Castelnuovo, che potrebbe ulteriormente sconvolgere una soglia salvezza per l'Eccellenza. Tu guardi più il Casal Bordino, però, da quello che ho capito. No, vabbè, fermo restando, io rimanevo a una retrocessa dalla Serie D, insomma, non avevo calcolato il Castelnuovo, che purtroppo è per noi dell'Eccellenza comunque è una minaccia, rimane una minaccia, anche se ultimamente, insomma, in riprese, per cui siamo abbastanza ottimisti, però io ne parlavo di una retrocessa dalla Serie D, il Nereto a questo punto mi sembra abbastanza spacciato. Però ci sono anche le altre, voglio dire, c'è il Penne comunque che è in ripresa, anche se adesso è stato fermato dal Covid, ci sono le altre. Guarda, ve la faccio vedere la classifica del mondo, anche se ovviamente la conoscerai a memoria al pari di Guglielmo. Lorenzo, non voglio dire cavolate, castronate, non voglio dire cavolate, però sulla carta, parliamo sempre della carta, parliamo sempre di quello che potrebbe succedere, ma poi in questo campionato è stato smentito di tutto, per cui sarò smentito sicuramente. Però sulla carta, voglio dire, il Casal Bordino che io l'ho incontrata, vi posso dire che, anzi, con noi ha cominciato la risalita, quell'1-0 che fecero contro di noi, dove ci hanno passato veramente, ci hanno asfaltato letteralmente. Posso dire che Casal Bordino ci sta pure che fa 5 vittorie su 6 o 6 su 6, perché è veramente una squadra in salute. Le altre sulla carta hanno un calendario leggermente più difficile, se vogliamo, però questo non vuol dire niente. Il Sambuceto, anche il Sambuceto sulla carta sempre ha un calendario abbastanza agevole, se vogliamo, però poi il campo, quello che è il responsabile del campo è tutta un'altra cosa, insomma. Io parlo, penso che a 43 ci potrebbe stare la salvezza. A 43. Quindi con 43 come soglia all'Alba Adriatica mancherebbero due punti. Vado da Guglielmo e aggiungo all'analisi fatta da Edmondo, ovviamente, anche questa situazione, oltre che della Serie D, legata ai rinvii per Covid, perché ovviamente ci saranno delle squadre, penne su tutte, ma anche il Buceto, che dovrà recuperare una gara,
che conosceranno, andando in campo nelle prossime settimane, i risultati di quelle che invece regolarmente hanno disputato tutti i match. Ecco, questo mister Bonati può essere un vantaggio per chi conosce già i risultati, o invece potrebbe generare una sorta di pressione psicologica per poi andare ad affrontare le gare, oltre al fatto di dover giocare domenica e mercoledì, una pressione appunto mentale e psicologica che potrebbe sulla carta mettere in difficoltà la formazione? Ah, secondo me fermarsi per il Covid presenta solo svantaggi. Sì. Siamo troppo lontani dalla fine del campionato e sono molto vicini i recuperi. Ovviamente parlo della situazione attuale, poi si dovessero sommare altre situazioni la valutazione cambierebbe. È svantaggioso sia dal punto di vista fisico degli allenamenti che non sostieni, sia dal punto di vista fisico del doppio impegno settimanale, ed è svantaggioso anche dal punto di vista psicologico, perché siccome la necessità di fare punti c'è a prescindere dai risultati delle altre per queste squadre, che secondo me è un aggravio di tensione vedere i risultati delle altre e magari allontanarsi ancora di più certe squadre. Sarebbe forse stato un vantaggio, passami il termine, per squadre che sono a 41, 42, 43, ma non certo per chi è a 32, 33, che ha necessità di fare tanti punti per provare a salvarsi. Secondo me è uno svantaggio. Su questo sono d'accordo, perché poi i recuperi nascondono sempre delle insidie. Quante volte abbiamo detto potenzialmente l'Aquila può avvicinare l'Avezzano, e invece abbiamo visto proprio nella prestazione di mercoledì questo ulteriore rallentamento, no? Al cospetto della tua squadra. Io sono d'accordo, il Covid ovviamente, oltre alla parte sanitaria e medica, porterà calcisticamente altri scompensi. Penne, ricordiamo, rinviato il match proprio contro l'Alba Adriatica di domenica, e forse, ecco, questo stop un po' Edmondo potrebbe aiutarvi, no? Sotto l'aspetto fisico, sotto l'aspetto anche dei recuperi, perché voi qualche settimana fa avete subito tanti vantaggi. Per noi è un toccasana, Lorenzo. Noi abbiamo fatto 4 partite in 10 giorni e ti assicuro che è abbastanza dispendioso. Per cui accogliamo questo rinvio con a braccia aperte. Per noi, ripeto, è un toccasana, anche se mi rendo conto che poi comunque recuperare... noi è la seconda che dovremo recuperare, comunque dovremmo fare un tour de force prossimamente, insomma sarà solamente rimandato questo tour de force, però in questo momento, ripeto, dopo 4 partite in 10 giorni, anche se abbiamo portato a casa 7 punti che ci hanno permesso di tirarci fuori dalle zone, dal calderone, come dico io, però dai, va bene così. Sì, tra l'altro tu dovrai recuperare il 30, se non erro, il match contro l'Aquila. Guglielmo l'ha recuperato mercoledì scorso. Non so se volete scambiarvi dei consigli, se volete, però insomma, Guglielmo, come si spiega questa formazione? Soprattutto, io l'ho detto anche domenica sera, soprattutto considerando che la formazione di Lorè, che tra l'altro è notizia di venerdì, quindi di ieri, ha estromesso dalla rosa il portiere Bozzi per motivi disciplinari, devo dire abbastanza pesante il comunicato della società del capoluogo, che ha estromesso dalla rosa il portiere aquilano per motivi disciplinari reiterati addirittura, quindi insomma si va un po' sul pesante. Però ecco, come te la spieghi questa situazione all'Aquila, soprattutto considerando che nella passata settimana la formazione di Lorè è stata anche eliminata dalla Coppa Italia, dagli ottavi di finale, quindi avrebbe dovuto, anche se poi c'è sempre l'avversario, e in questo caso l'avversario sei stato tu, che può rompere le uova nel paniere. Però ecco, cosa sta succedendo, cosa è successo a questa formazione secondo te, visto che l'hai vissuta qualche giorno fa? Ma Lorenzo, è veramente difficile. È complicato, si possono fare delle ipotesi e si può giudicare quel che si vede, quel che magari si può percepire
da fuori. Sicuramente l'Aquila, tra noi e l'Angolana, ha lasciato 4 punti che meritava sostanzialmente di avere, perché sia con noi che con l'Angolana ha avuto tante occasioni da gol per portare a casa la partita. Questa, diciamo, è l'analisi sostanziale, giusta e superficiale relativamente a un'analisi di più lungo periodo e dell'intero campionato, perché poi queste sono due partite in cui è stata molto sfortunata, magari in altre occasioni non so come siano andate le cose. Sicuramente lo svolgere della partita mi fa presagire che ci sia qualcosa che non vada magari un po' più a fondo, e questa esclusione che tu hai citato sicuramente è sintomo di un malessere che c'è e che evidentemente in questo momento non fa andare le cose per il verso giusto. È un peccato, perché ti posso assicurare che la qualità dei giocatori e anche della partita che ha fatto l'Aquila l'altro giorno, pur se scemando nel corso dei minuti, è stata importante. Poi ci sono stati degli atteggiamenti, secondo me, sbagliati nel secondo tempo da parte loro, che ci hanno favorito una rimonta alla quale abbiamo sempre creduto, però che era difficile se non ci fossero state delle ingenuità come quella della doppia munizione di Tempestilli, certo. o alcune mancanze dal punto di vista della determinazione di fare risultato a tutti i costi, che secondo me si spiegano con un po' di malumore che c'è nell'ambiente generale. Io credo sì sia stato proprio quello il problema, anche se poi l'Aquila si porta da un po' di tempo questa mancanza, no? Se è una mancanza a livello caratteriale piuttosto che di concentrazione, non lo so. Io ho sempre giudicato il Città di Isernia sulla carta, perché poi il campo ha detto altro, purtroppo sulla carta inferiore alla formazione di Lore, però poi insomma il turno l'ha passato la formazione molisana. Edmondo, insomma, Guglielmo evidenzia, no, questa lacuna, se così la possiamo chiamare, e nel contempo ti chiedo: questa classifica alla fine, anche se non siamo alla fine ma siamo agli sgoccioli, sta rispecchiando i reali valori? E soprattutto te lo chiedo se i reali valori li ha rispettati l'Avezzano, che ora non dico che lì davanti tranquilla, però manca poco all'obiettivo. Secondo me sì, la classifica rispecchia i veri valori del campionato, anche se c'è stato, se vogliamo, un rallentamento un po' omogeneo anche da parte Giulianova, di tutti quanti, ma anche la Torrese stessa, l'Aquila, sì, ne stavamo parlando prima. E questo molto probabilmente, quando si dice che le partite nel girone di ritorno valgono doppio, il risultato vale doppio, è effettivamente è così, perché le partite poi diventano molto molto equilibrate, ma veramente è così. Quest'anno in una maniera pazzesca, veramente particolare. Però io penso che alla fine l'Avezzano è la squadra più forte, perché ha delle individualità veramente che non c'entrano niente con questo campionato. Il Giulianova rimane la splendida realtà di questo campionato, anche se ultimamente rallentato, però insomma ci poteva stare, perché mantenere quei ritmi, quel tipo di partita, parlo di aggressività, parlo di ritmi, veramente era impensabile. E l'Aquila rimane purtroppo un po' la delusione di questo campionato, anche se quello che ci dicevamo un pochettino tutti, soprattutto gli addetti a lavoro all'inizio, prendere così tanti giocatori dalla serie superiore, mi sembra 14 giocatori della serie D, non equivale a vincere il campionato, a vincere le partite, perché io dico che le categorie poi non ci sono per caso, ogni categoria ha il suo tipo di giocatore, no? L'eccellenza rispetto alla serie D è sicuramente giocatori meno tecnici, però c'è moltissima organizzazione, c'è moltissimo ritmo, e molto probabilmente questi giocatori, come diceva il mister, non si sono adattati a questa categoria, mancano di, parlavamo di fame, no? Di voglia di fare risultato a tutti i costi, cosa che
riscontro da tanti anni in queste categorie, nelle eccellenze in particolare. Quindi Edmondo, stai dicendo che sì, la rosa è composta da grandi giocatori, però poi questo campionato bisogna conoscerlo, perché poi altrimenti... Allora, se l'Alba Adriatica per tanti anni, a prescindere dall'allenatore che si è seduto in panchina, perché io adesso a memoria voglio partire da... correggimi se sbaglio, anzi correggetemi se sbaglio, in ordine cronologico credo Pasqualino Di Serafino, prima di te dopo di te Pasqualino Di Serafino, poi Domenico Izzotti, Eugenio Izzotti e Cichella, esatto, quindi diciamo, no, si sono alternati cinque mister, compresa ovviamente la tua doppia finestra. Eppure l'Alba Adriatica, se andiamo a vedere, è arrivata sempre nella griglia playoff, e ricordo anche la vittoria sul Martinsicuro, che all'epoca era secondo, adesso posso sbagliarmi, però insomma è passato qualche anno. Ecco, questo vuol dire che l'Alba Adriatica, imbottita di giovani grazie a un settore giovanile importante, con qualche innesto di esperienza, all'epoca Miani su tutti, è riuscita a centrare degli ottimi obiettivi. Giocatori di categoria, Guglielmo, ci vogliono questi, perché poi di categoria ci stanno diventando anche i tuoi giovani, a quanto pare, perché sei lì, insomma, 41 punti, manca anche a te un paio di punti, anche se tu dici 45-46, però insomma siete riusciti, questa è un'impresa, no? Credo al pari di quella del Montesilvano su tutte. Sì, io ci metto anche altre squadre dentro in questo bel campionato, perché anche la Torrese secondo me è una squadra che viene giudicata per organici passati, ma quest'anno ha un organico ottimo, ma non ha l'organico dei passati anni, campionati, certo. E secondo me la classifica, come dice il mister, dice proprio la bellezza di questi campionati, a partire dal Giulianova, della Torrese e anche dell'Alba Adriatica, perché secondo me l'Alba Adriatica ha molti meno mezzi rispetto all'Alba Adriatica di 3 anni fa, che aveva Miani, Giambè, Lorenzo Emili, Capocasa, Foglia, Leonardo Emili, sono tutti giocatori che adesso vanno la D. Secondo me il mister con molto meno sta facendo molto di più. Sono squadre poco reclamizzate, non da voi ma in generale, ripeto, che secondo me invece meritano la copertina. Noi stiamo crescendo rispetto a un girone d'andata dove abbiamo pagato lo scarso adattamento alla categoria di alcuni ragazzi che dovevano fare il loro percorso. Abbiamo rischiato pesantemente alla fine del girone d'andata. Per fortuna la società ha toccato con mano e ha verificato che quello che si diceva del girone di ritorno e delle difficoltà erano reali. Abbiamo preso questi due ragazzi, Tankulic e Pastorini, che era il terzo gol decisivo, e con la crescita di tutti gli altri e con il consolidamento di alcuni ragazzi che giocano qui da qualche anno, siamo riusciti un attimino a tirarci fuori, anche se io 45 non lo dico per scaramanzia, ma lo dico perché considero il Castelnuovo, quindi mi auguro che il Castelnuovo si salvi e si torni a quel 42-43 che diceva correttamente il mister. Però siccome il campionato del Castelnuovo finisce dopo l'eccellenza, noi dobbiamo guardare a quel punteggio. Dovete correre fino dal primo maggio in poi, bisogna insomma anche... La Serie D finisce il 15, quindi noi finiamo il primo, che facciamo 15 giorni, poi non dormiamo di notte. Quindi... Tra l'altro domenica c'è questo Castelnuovo Chieti, stavo guardando la classifica anche del Chieti, un'eventuale sconfitta del Chieti rimetterebbe tutto in gioco anche i neroverdi. Lorenzo, meno male che l'hai detto tu, perché poi per scaramanzia o per rispetto magari le persone possono capire male, e invece noi facciamo solo delle riflessioni diciamo numeriche. Assolutamente. Cioè, noi la regola diciamo è questa, la regola è questa e non si può scappare, ecco, quindi ci riferiamo a quello. Il Nereto è retrocesso, ma qui intorno al Castelnuovo e al Chieti ci sono realtà non da playout di Serie B, cioè il Fano, la San Benedettese, il Vasto Girardi, il Monte Giorgio, non sono squadre
è come se come in eccellenza in questo momento ci sono squadre come San Buceto, Penne, Sportore, che difficilmente uno fino alla fine vede nella griglia play-out, perché si ha massimo rispetto della tradizione di queste squadre, dell'organico, e quindi sinceramente chi può dire che non ci finiscono anche altri abruzzesi a livello di matematica e di blasone delle squadre che stanno intorno? Noi non ce lo auguriamo, però è così, eh. Però ovviamente chi gioca il campionato di eccellenza ha queste considerazioni e questi calcoli li deve necessariamente fare. A proposito di Serie D, apriamo una piccola finestra per dire, come hai detto tu, ovviamente, che ci sono delle realtà importanti che stanno soffrendo. San Benedetto su tutte, che però l'abbiamo detto anche nelle passate settimane, dopo un periodo di rodaggio, chiamiamolo così, sta prendendo un passo diverso. Mentre il Porto d'Ascoli, a proposito di città di San Benedetto, rischia anch'esso di essere risucchiato nelle zone basse dopo un inizio meraviglioso, quindi davvero è tutto da giocare. Montegiorgio, che se non erro ha due gare da recuperare, quindi sulla carta potenzialmente può superare lo stesso Castelnuovo, agganciare chissà il Chieti, insomma il derby di domani a Castelnuovo sarà davvero pesante. Edmondo, visto che lui l'ha accennato, Guglielmo, no? Tu la realtà spoltorese per tanti motivi la conosci bene, ha citato Guglielmo anche il San Buceto, ha citato il Penne, ma c'è anche questa angolana a quota 35. Se andiamo a vedere il roster di queste squadre, davvero, no? sarebbe stato impensabile fino a qualche settimana fa, eppure la situazione è questa. Anzi, io ve la faccio rivedere la classifica e poi andiamo a vedere anche il prossimo turno, la classifica che è aggiornata dopo i recuperi di mercoledì scorso, quindi dopo la vittoria dell'Alba e dopo il pari tra l'Aquila e Delfino Curi Pescara. Edmondo, Spoltore a 31, Penne che deve recuperare diverse gare, idem se non erro una il San Buceto, l'Angolana che invece domani ospita il Capistrello, con l'opportunità per la formazione di Rachini di agganciare proprio i Granata. Però fino a 38 credo che sia bagarre. Lo Spoltore come te lo spieghi, Edmondo? Beh, Lorenzo, stiamo parlando di squadre che hanno fatto un po' la storia dell'eccellenza abruzzese, sì. O no? Ma veramente? Sì. Cioè, queste squadre hanno sempre fatto campionati di vertice. Per cui ti ricordi quando si parlava? Ti ricordi anni fa quando si parlava del Montorio 88 in difficoltà, no? Dopo 21-22 anni di eccellenza, eppure anche una formazione come quella fu costretta ad abbandonare la categoria. E purtroppo qui, insomma, la situazione rischia di ripetersi. Edmondo, no? Sì, è vero. Verissimo. Poi, fra l'altro, io sono di Spoltore, per cui sono anche un po' legato. Ho chiesto per quello, sono anche un po' legato. Guarda, ripeto, un campionato stranissimo. A un certo punto del campionato, parlo di una decina di partite fa, c'erano tre squadre che sembravano spacciate, no? Secondo me, e tutti quanti ne abbiamo parlato. Parlo di Francavilla, parlo di Casalbordino e di Penne, se vogliamo. No? Quindi, anche il Ponte Romano, però, è tutto mondo. Anche il Ponte Romano, però il Ponte Romano, dopo le sette sconfitte, ha cominciato a macinare da subito, sì. Se vogliamo. Sì. Per cui, secondo me, c'è stato anche un po' a livello inconscio, se vogliamo, c'è stato un rilassamento, no? E invece e soprattutto Casalbordino e Penne sono tornati in auge, inalenando vittorie su vittorie. Cioè, qua stiamo parlando veramente di 6, 7, 8 vittorie consecutive. Cos'è? Veramente, veramente, veramente assurde, insomma. Per cui adesso, non lo so, anche se, ti ripeto, sulla carta l'Angolana comunque c'è un campionato abbastanza non agevole, fra virgolette, per l'amor di Dio non mi voglio sì. Sbilanciare, però le vedevo stamattina, per cui sicuramente riuscirà a tirarsi fuori. Per il resto sarà dura, sarà difficile per tutte. Allora, Edmondo, vi mostro la classifica, anzi il prossimo turno. Ovviamente qui ci sono da correggere alcuni orari e depennare dall'elenco il tuo match, quello proprio tra Alba Adriatica e Penne. Ricordiamo che la gara tra Delfino Curi Pescara e Torrese andrà giocata alle ore 18. Guglielmo, confermami, ma credo
sia proprio così, vero? Sì, è corretto perché sì. In una prima battuta il Pescara, che gioca di fronte all'antistadio, doveva giocare alle 17.30, poi la Lega di Serie C ha riportato la partita alle 14.30 e quindi esatto. Siamo stati noi costretti a invertire l'orario con Pescara. Esatto. Allora, guardando questa schermata, sono tutte gare importanti per un verso o per l'altro, però questo Baggigalupo Spoltore, secondo me, è il match clou, come proprio pesantezza dei punti in palio, e anche San Buceto Cupello, secondo me, è importante, lo sono tutte, però ecco, io credo Baggigalupo Spoltore, e torno da Edmondo, credo che sia un po' il crocevia per entrambe, lo Spoltore per alzare la testa e Baggigalupo l'ultima spallata per cercare di scrollarsi di dosso quel penultimo posto, mister. Sì, sì, assolutamente sì, è una partita, se vogliamo, da dentro fuori, dai, per due squadre che in questo momento sono un po' in difficoltà, tutte e due, per cui sì, assolutamente sì, e poi come dicevi tu anche San Buceto Cupello, anche se secondo me San Buceto riuscirà a far sua la partita, perché le motivazioni in questo momento secondo me sono diverse, insomma faranno la differenza, ed è quello un po' il filo conduttore delle ultime partite di campionato, no? Se vogliamo, le motivazioni in queste 4-5 partite di campionato faranno la differenza, le motivazioni faranno la differenza, così come è sempre successo in passato, insomma non ci nascondiamo, anche se noi allenatori cerchiamo di stare sempre sul pezzo, assolutamente, perché a perdere non ci sta nessuno, certo. Però poi in campo ci vanno i calciatori, ed entrare nella testa di 14-15 calciatori, quando tu magari sulla carta pensi di essere salvo, non è difficile. Sono situazioni talmente particolari e delicate che a volte veramente ci vorrebbe uno psicologo più che un allenatore, secondo me, soprattutto in questa fase del campionato. Però, certo, siamo due allenatori, adesso ho conosciuto molto bene anche il mister Bonati, ho visto parecchie sue partite, è un sanguigno come me, per cui mi sbilancio nel dire che staremo addosso ai nostri ragazzi, perché giustamente è giusto fare sempre del proprio meglio, no? Indipendentemente da chi si manda in campo, insomma si cerca sempre di fare del proprio meglio, però ripeto, entrare nella testa di 14-15 ragazzi non è mai facile, a questo punto del campionato poi può succedere di tutto, bisogna rimanere molto vigili, molto molto vigili. Tra l'altro, secondo me, giornata di campionato, e la faccio rivedere solo un attimo, che poteva essere ancora più interessante sotto l'aspetto dei playoff. Questa distanza tra la seconda e la quinta invece, diciamo così, alleggerisce un po' la questione relativa alla 29ª giornata, perché davvero c'è Giulianova L'Aquila, ovviamente io l'ho esclusa dai match importanti, ma è il match clou, insomma ho dato per scontato questa valenza di questo match, però effettivamente insomma Giulianova L'Aquila, forse ecco qui si deciderà chi sarà la seconda, visto che l'Avezzano non rallenta. Però ad esempio, ecco, a proposito di playoff, Pontevomano Lanciano poteva interessare appunto sia la zona playout che la zona playoff, però questo cammino del Giulianova forse toglie un po' di pepe, toglie un po' di brio ad alcuni incroci che potevano risultare decisivi sia per l'alta classifica, Guglielmo, che per la bassa. Sì, sicuramente la distanza fa sì che certe partite valgano più per la salvezza che per i playoff, però riallacciandomi a quello che dice il mister Edmondo, cioè il Lanciano è quinto, ma non è salvo. Lo so che voi giustamente pensate... Se tu dici 45 e il mister dice 43-44, non è salvo. Lorenzo, cioè,
l'Italia ha perso con la Macedonia, quindi adesso non ce lo ricordare, però voi giustamente, anche per punzecchiarci e per fare delle battute, per dare un po' di pepe, dite che noi siamo scaramantici, dite che noi siamo esagerati e tutto, ma io tra 6 settimane verrò qua e vedrai che a 45 punti c'è la salvezza, se succede, cioè fermo restando il Castelnuovo dopo 15 giorni. Cioè qui il quinto posto a 6 giornate dalla fine non equivale a salvezza, quindi se il Lanciano perde col Ponte Pomano, e il Ponte Pomano tra domenica prossima gioca col Villa che è ultimo in questo momento, cioè tra 10 giorni il Ponte Pomano è avanti al Lanciano di 2 punti, quindi noi quando facciamo una considerazione relativa alla salvezza, Guglielmo, e la facciamo anche relativa ai playoff, osserviamo anche determinati incroci, no, che ci sono, ovviamente. Certo, Lorenzo, come hai detto anche martedì sera, tutte possono vincere, però se c'è una squadra che le vince tutte, c'è qualcuna che le perde. Quindi... Però Lorenzo, è giusto quello che dici, però innanzitutto il numero delle squadre coinvolte è talmente tanto che se alcune squadre vanno malissimo e altre vanno benissimo, cioè ci potrebbe essere una sest'ultima squadra magari con tanti punti di vantaggio sulla quint'ultima, e quindi comunque si alzerebbe la quota salvezza. E poi c'è da dire che oggi osserviamo degli sconti diretti, ma tra 3 settimane potrebbero non essere degli sconti diretti quelle partite. Cioè, come dice il mister, se una squadra che oggi è 41-42 ha la fortuna, la bravura nelle prossime due di mettersi veramente fuori a 46-47, ma e poi le motivazioni vengono meno, cosa succede? E quindi oggi sono tutti sconti diretti, tra 2 settimane o 3 non lo so cosa accadrà, quindi noi vogliamo far bene a prescindere, non è la quota salvezza quella che ci guida negli allenamenti, nelle partite, perché poi abbiamo visto che se non diamo il massimo qui si perde con tutti e si può vincere con tutti, perché il Villa e Giulianova hanno fatto 1-1 domenica scorsa, non 6 mesi fa. Quindi la cosa è più ingarbugliata di quella che sembra, a mio parere. Spero di non avere ragione, perché io non voglio rimettermi in questa sofferenza, ma come dicevi tu, ci sono delle partite veramente drammatiche sportivamente parlando, perché San Buceto Spoltore era la semifinale playoff 3 anni fa, quindi cioè io non sto bene a livello, diciamo, umano e sentimentale quando vedo squadre di settore giovanile come lo Spoltore o come può essere l'Angolana e del territorio comunque pescarese in quelle condizioni di classifica, perché qui alla fine dobbiamo tirar fuori 4 o 5 retrocessioni almeno, cioè, ed è una cosa spiacevole sinceramente per chiunque ci capiti, e ci sono squadre che non meritano quest'esito. Edmondo, cosa ne pensi tu? Sono completamente d'accordo con quello che dice il mister, cioè non stiamo esagerando per niente, guarda, nelle nostre dichiarazioni, secondo me. Poi, se vogliamo dire qualcosa di diverso, tu avevi parlato di seconda e quinta, mi voglio anche sbilanciare, e cioè quelle che stanno, noi potenzialmente comunque con la partita da recuperare potremmo stare a 44, no? Dovremmo andare a vincere all'Aquila, chiaramente, giusto? Sì. Sarà a 44 e chiudere un pochettino il discorso salvezza, se vogliamo. Però se torni dall'Aquila con un punto sei contento lo stesso. Sono contento lo stesso, però se proprio la vogliamo dire tutta, ripeto, stamattina mi sono messo lì a fare le tabelle sia per quanto riguarda la zona sotto ma anche per quanto riguarda i playoff. E noi, se vogliamo proprio dire una cavolata, quelle che sono a 41 potrebbero sperare in qualcosina, parlo nel quinto posto, ammesso però che le vincono tutte quante, arrivare a 59, perché nella mia ipotetica tabella il Giulianova, ma ce la mandi questa tabella, mister, oppure te la tieni a casa? Me la tengo a casa, questa non la faccio da nessuno perché non è il caso, perdo di credibilità. Il Giulianova potrebbe chiudere il 65-66 nella mia tabella,
E quindi se uno ha la forza di vincere tutte e sei, quelle che stanno a 41, a 58, 59 ci potrebbero stare i playoff seconda, quinta, se proprio, ecco. Mi sono sbilanciato. Ecco perché Guglielmo se l'è giocata alla morte all'Aquila, non solo per l'onore, per il prestigio, ma forse perché anche lui si fa, non so se è la stessa tabella di Edmondo, però se si è fatto due calcoli prima di Gran Sasso. Io le tabelle le ho fatte perché aiutano, servivano a te. Servivano a me e le ho fatte solo per la parte inferiore, però quando si vanno a giocare le partite in questo momento è semplice dire che i punti servono comunque, per cui se poi li fai per avere una speranza ben meglio, però sicuramente il punto che abbiamo fatto all'Aquila per noi vuol dire un punto di meno da dover fare nella battaglia finale per evitare i playout. Ti faccio una battuta, visto che il mister è stato simpaticissimo nel dire le sue tabelle e quelle che tiene. Allora ti dico, Lorenzo, che la mia quota salvezza a 45 punti è partita con tabelle fatte due partite fa, e al momento non ho sbagliato un solo risultato di quella zona lì sotto, e l'ho sbagliato a sfavore della mia squadra, nel senso che l'Angolana ha preso un punto all'Aquila che non mi aspettavo. Tutti gli altri risultati sono andati così, quindi se le prossime partite terrò fede ai pronostici, poi verrò da voi e vi dirò che, guarda, che qualche settimana fa probabilmente avevo ragione nel dire che perché il Sambuceto, lo Spoltore, l'Angolana e il Penne possono fare quello che hanno fatto l'Alba Adriatica e il Delfino in alcuni altri momenti dell'anno. E noi possiamo avere un momento di difficoltà perché nell'ordine naturale delle cose, perché poi il Covid spiazza tutte le persone e le pronostici da un momento all'altro, ci sono tante squalifiche che possono arrivare. Noi non abbiamo una situazione rosea dal punto di vista del carico delle ammonizioni, perché siamo stati molto bravi fino adesso e abbiamo tanti giocatori a 3-4 ammonizioni, per cui dobbiamo considerare veramente tutto, e ogni partita va giocata per prendere quei punti che potrebbero non arrivare nelle partite successive, anche non per colpa nostra. Per cui bisogna veramente giocare fino alla morte, non solo per la sportività, ma proprio per le esigenze delle squadre, delle singole squadre. Però gli appassionati di eccellenza, e ci metto anche la mia persona, saranno sicuramente contenti di vedere un campionato riaperto, tra virgolette, in tutte le zone della classifica. Da quello che ho capito, però, la certezza massima, la certezza assoluta ce l'avete forse solo per quel che riguarda il primo posto, non solo come forza della struttura, appunto, della rosa dell'Avezzano, ma anche per il trend di Giulianova e l'Aquila. L'altra volta stavo guardando nelle ultime 7 gare, l'Avezzano ha perso più volte del Giulianova, che però ha fatto tanti pareggi che non hanno consentito alla formazione di Cerasi di accorciare nel momento in cui l'Avezzano forse stava patendo un periodo di mini crisi. In queste 3 sconfitte dell'Avezzano, addirittura c'è stato anche lo stop con sconfitta al Fadini. Insomma, questo credo a conferma della pericolosità di questo campionato, che nasconde tante 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 insidie. Vi chiedo brevemente se quello di domani, appunto, tra Avezzano e Montesilvano può essere l'ultimo scoglio, anche guardando, appunto, gli incroci delle altre formazioni, considerando che l'Avezzano può domani guadagnare su entrambe le concorrenti, cioè Giulianova e l'Aquila, oppure su una in modo decisivo a questo punto. Edmondo? Sì, dai, anche se il Montesilvano comunque ha fatto, se vogliamo, ha fatto meglio in trasferta che in casa. Sì. È vero o mi sbaglio? Ha Sì, fatto più sì, risultati sì. fuori che in casa, però il boccone è troppo, come si dice, È succulento per l'Avezzano. troppo succulento per l'Avezzano. Ho sentito ultimamente il mister Torti. Sono caricati a pallettoni, difficilmente si faranno scappare questa occasione. Secondo me,
Poi quello che volevo dire prima, per essere ancora più chiaro, se vogliamo, è chiaro che se io mercoledì riesco a vincere all'Aquila, sarà difficilissimo, per l'amor di Dio, mi metto a 44, è normale che poi nelle altre partite, visto che abbiamo mezza possibilità su 100 di raggiungere il nostro sogno a quel punto, perché sono delle partite che ti devi accontentare, no? Magari l'avversario è più forte, e tra la Certo. partita, cioè, non dico niente, non niente di nuovo. È chiaro che a quel punto faremmo di tutto per andare a vincerle tutte, insomma, no? Tanto dei filotti ci sono stati in questo campionato. Il mister, ma mi sembra inanellato, non so quante vittorie consecutive dopo di noi, dopo che abbiamo fatto quel furto a Pescara. È una situazione veramente difficile. Sono riuscito ad inanellare una serie di così il Penne, no? Mi sembra, no? Il Casal Bordino, per cui. Però vediamo quello che succede mercoledì a Penne e poi vediamo un pochettino, dai, rimaniamo per i piedi per con i piedi per terra. Si fa tanto per dire. Inutile. Diciamo, che nel momento in cui si tocca una determinata situazione di punteggio, forse è questo quello che voleva dire Edmondo, ti scrolli di dosso il peso di aver raggiunto la salvezza e poi senza calcoli, non dico a testa bassa perché poi perdere anche in contropiede fa male lo stesso, però si ha quella leggerezza, no? Quella pressione che va un po' a scemare nel momento in cui hai raggiunto l'obiettivo e puoi dare tutto te stesso. Ovviamente per quello che riguarda i playoff rientra in gioco ed è fondamentale il risultato tra Giulianova e l'Aquila, perché effettivamente un pari o una vittoria dell'Aquila, anche se l'Aquila deve recuperare la gara appunto con l'Alba, allora lì potrebbe riaprire qualcosa. Però Guglielmo ci diceva martedì sera in trasmissione, sarebbe bello anche fermarci in quinta posizione, a prescindere poi dalla disputa o meno dei playoff, per una sorta di onore, di orgoglio e di soddisfazione, Guglielmo, o no? Assolutamente, cioè, per squadre come la nostra, ma come l'Alba, fare o non fare i playoff, poi una partita aggiuntiva, ovviamente, e sarebbe bello perché poi i ragazzi, specie società giovani come le nostre, quando ragazzi giovani, vivono alla fine per questi sogni, come l'ha chiamato il mister, che è la realtà. Però voglio dire, anche alla fine la classifica tra qualche tempo, tra qualche mese, dirà che arrivare quinti o arrivare undicesimi. Comunque è diverso, non è vero che non ci sono differenze. E soprattutto per i ragazzi, più che per noi, perché poi alla fine le nostre squadre sono piene di ragazzi che sperano di salire categoria, quindi se arrivano quinti anziché undicesimi hanno anche un bigliettino diverso da poter mostrare. Per quanto riguarda il primo posto, io fino alla partita nostra di recupero consideravo a tutti gli effetti l'Aquila in corsa con le due vittorie perché con 57 punti a 6 punti l'Avezzano, secondo me a 6 partite alla fine poteva anche accadere ancora qualcosa, ma soprattutto per la forza dell'Aquila che avevo visto in molte partite, perché al di là di tutto l'Aquila nel girone di ritorno è la squadra che ha fatto più punti del campionato e ovviamente facendo degli errori nell'andata doveva avere un percorso netto che anche con un po' di sfortuna nelle ultime due partite non ha potuto fare. Adesso credo che l'Avezzano veramente possa veramente suicidarsi solo. Al di là della partita di domenica, le partite sono tutte a giocare, il Montesipano è un'ottima squadra, quindi non è assolutamente detto che l'Avezzano riuscirà a vincere, però c'è comunque Giulianova l'Aquila, ci sono altre partite che possono far perdere punti, credo che l'Avezzano meritatamente vincerà questo campionato. Sì, insomma, per ora i meriti si sono visti tutti e soprattutto l'Avezzano con una prima parte di stagione è riuscito a nascondere qualche lacuna di passate settimane fa, quindi classifica davvero, davvero importante. Non so se avete ascoltato la dichiarazione del direttore sportivo Claudio Cicchi dell'Aquila. Pungolato da alcuni colleghi su una domanda relativa a Dos Santos, Claudio Cicchi ha risposto che lui non prenderebbe mai un attaccante del genere. Io adesso non voglio stuzzicarvi e di riflesso stuzzicare le vostre dirigenze e i vostri presidenti, però tu, Guglielmo, lo prenderesti per la tua squadra? Ma per il Delfino Curi Pescara? Sì. Assolutamente sì, però adesso è chiaro che
la frase è stata, io l'ho ascoltata perché era sì, assolutamente sì, sì, sì. Cioè la frase, se vogliamo, è anche stata forse anche infelice, se vogliamo, fino in fondo, però invece io comprendo il motivo per cui il direttore ha detto così, ha protetto i suoi giocatori, ha protetto i suoi giocatori, è stato un grande sotto questo aspetto, e ha difeso dei giocatori che devono ancora giocare alcune partite e che possono tranquillamente centrare la Serie D attraverso i playoff regionali e nazionali, perché l'Aquila ne ha assolutamente tutte le possibilità. E ripeto, l'Aquila non sta vincendo le partite in questo momento perché manca di tranquillità, perché si butta fuori dalla porta dei gol che sono già dentro la porta. Cioè Colombatti domenica ha ricacciato un pallone che era già dentro la porta mercoledì, scusami. Cioè, quindi comprendo la sua dichiarazione. Poi ci sono anche degli aspetti tattici da valutare, perché alla fine ogni giocatore, più forte che può essere, va inserito in un contesto. L'Avezzano gioca in una determinata maniera, forse l'Aquila all'inizio dell'anno pensava di giocare in un'altra maniera. L'Aquila all'inizio dell'anno aveva Costa, che mi risulta essere in Serie D in questo momento, quindi non è che stiamo paragonando un ragazzino con Dos Santos. Quindi anche adesso l'Aquila ha dei giocatori importanti, quindi sì, ha avuto anche Sparvoli per un piccolo periodo di tempo, Sparvoli che in Serie D col Castelnuovo, insomma ne sono girati parecchi, forse Edmondo è stata anche quella la pecca maggiore, cioè avere consolidato poco un gruppo che poi forse non si è nemmeno creato per il troppo via vai, non solo di mister, perché ne ha cambiati tre, ma anche di giocatori in campo, Edmondo. Non lo so, una domanda difficile, bisogna, certe situazioni bisogna viverle, bisogna starci dentro, non è una domanda difficile, sicuramente. No, per alcuni diciamo che il gruppo si crea nel momento in cui si vince, per altri invece si vince solo se precedentemente si è creato il gruppo. Questa è una lunga diatriba che esiste da tanti anni, io non so come la pensate voi. No, posso essere d'accordo. È chiaro che ci sono state alcune situazioni che non si capiscono, se vogliamo, perché per esempio le dimissioni di De Feudis è qualcosa di incomprensibile. Un allenatore che comunque passa il turno in Coppa Italia facendo una rimonta clamorosa. Aveva fatto, mi sembra, 3 vittorie consecutive in campionato. Cioè sono motivi che conoscono loro, perché poi quando perciò ti dico che bisogna vivere le certe situazioni, bisogna starci dentro, perché adesso dare dei giudizi così è molto molto difficile. Io ti posso dire così a grandi linee che quando solitamente si dice quando ci sono tanti polli in un pollaio è un problema, però giocatori, parlo di giocatori di spessore, giocatori di grande personalità, a metterli d'accordo è chiaro che ci vuole un buon manico, se vogliamo, no? Però poi, ripeto, bisogna starci dentro in certe situazioni, per cui adesso dall'esterno, sinceramente quello che ha detto il direttore non mi è piaciuto, anche se è chiaro che la frase va un pochettino estrapolata, è stata estrapolata chiaramente, e mi rendo conto che era stata anche una sorta di protezione verso i suoi giocatori, però parlare in quei toni del capocannoniere del girone, quanti gol l'ha fatto Dos Santos? Scusate, adesso non... Quanti gol, ma se non fatto? Erro 26 o 27, qualcosa del genere, ma ho perso il conto, sono sincero. Ragazzi, di cosa parliamo, insomma? Io sono più dell'idea. Secondo me è stata una battuta infelice. Mi dispiace, ma non l'ho per niente capita. Dico la verità. Poi evidentemente subentra anche una sorta di campanilismo, no? Perché sappiamo delle vicende tra l'Aquila e Avezzano. Il giornalista, il collega lì parlava di una struttura di squadra, ovviamente citando il mercato di riparazione. Ed è uscito fuori il nome del capocannoniere di questo girone. Forse la cosa che non doveva dire, ma poi ci sarà occasione di parlare con Claudio Cicchi, quel riferimento al passato campionato
quando Dos Santos era in Serie D col Notaresco, però ovviamente avrà avuto i suoi motivi il buon Claudio Cicchi, che sicuramente poi ci spiegherà nelle prossime settimane se vorrà questa sua affermazione. Chiudo, perché vi avevo promesso un 50 minuti di trasmissione e poi vi lascio andare. Guglielmo, comincia, questa è la domanda credo più difficile, ma la rivolgo a entrambi per par condicio. Comincia a starti stretta la divisa del Delfino Curi Pescara, perché insomma i risultati, ragazzi, sono sotto gli occhi di tutti. Io lo ricordo sempre, campionato allo stop con l'Aquila e proprio Delfino Curi Pescara lì su in vetta, e poi quel mini girone purtroppo generato dalla pandemia che ancora non va via a quanto pare. Però Guglielmo, ecco, ti sta un po' stretta, non dico scomoda, perché è sempre una gran bella realtà, però hai voglia di cimentarti con un'altra piazza? Ma Lorenzo, al netto degli aspetti lavorativi che conosci e che teniamo un attimo da parte, anche se sono fondamentali, assolutamente no, perché questa società negli anni si è sempre migliorata. Credo che per divertirsi, perché poi la prima cosa è il divertimento, e per cercare di fare bene, di migliorarsi, bisogna alzare ogni anno l'asticella. Poi ci sono squadre che l'asticella la alzano di tanto in un amen, oppure la possono alzare di un centimetro all'anno per 10 anni. Io credo che ogni allenamento che noi facciamo, ripeto, quando ti dico che non è la quota salvezza dove andiamo, ma è provare a capire dove possiamo arrivare, per poi sia un punto di partenza, ma non di partenza dal punto di vista della posizione o dei punti, un punto di partenza perché abbiamo comunque piantato qualcosa di buono, abbiamo fatto crescere dei ragazzi, e se siamo una realtà sempre un po' più importante, possiamo ambire a tenerne qualcuno in più per cercare di non dover ricominciare ogni anno non da zero, ma da poco. Quest'anno abbiamo cambiato veramente tanto, cioè in questo momento, negli altri anni ti avrei parlato di una crescita, quest'anno sono contento veramente, perché siamo ripartiti quasi da zero, cioè della squadra che tu citavi l'anno scorso 6, 7, 8, 11esimi non ci sono più, quindi oggi le chiavi del centrocampo le stiamo affidando a un ragazzo che è del 2002, l'anno scorso c'era Thomas Silvestri che è del 96, dietro stiamo facendo giocare spesso un 2003, l'anno scorso c'era Albanese, il terzino destro è un 2001, l'anno scorso c'era Tine che è un 99, quindi abbiamo fatto mezzo campionato senza punta centrale perché Petrarullo è andato via abbastanza presto. E i ragazzi che sono venuti dalla D sono eccezionali. Guglielmo, tamborriello su tutti, credo, no? Credo che sia la punta di questo bel diamante, lo possiamo chiamare così. Sì, tamborriello ultimamente sta facendo una crescita esponenziale, anche se non ti nascondo che ci litigo una sera sì, una pure, perché tanto io non sono mai contento. Tanto non sono mai contento. Qualcuno direbbe sono ragazzi, insomma. No, certo, no, ma ci litigo non per aspetti comportamentali, ma ci litigo per l'ambizione, nel senso che io gli dico, ma io ho un lavoro e quindi lo faccio per passione, tu che invece ci devi costruire una professione, o comunque cercare adesso di farlo a 19 anni, cioè devo essere io a stimolarti, ma non esiste. Però non è solo lui adesso in questo momento sta beneficiando di una squadra che lo aiuta tantissimo, e lui mette in risalto le sue qualità, ma un ragazzo che sta giocando meno che Matteo Di Stefano con 2002, che anche lui ha una qualità immensa, ha battuto un calcio di punizione l'altro giorno sulla testa di Pastorini, e anche 2 minuti prima l'aveva fatto. I nostri ragazzi sono bravi, non avete mai sentito dalla mia bocca dire che eravamo sotto perché l'organico era scarso, cioè erano veramente giovani e non abituati a fare risultati a tutti i costi. L'Alba Adriatica non ha fatto assolutamente nessun furto quando ha giocato a Pescara. L'Alba Adriatica, quando ha giocato a Pescara, ha voluto vincere a tutti i costi, e quando siamo andati dentro spogliatoio gli è stato detto ai nostri giocatori: guardate che carattere, guardate che voglia di raccogliere a prescindere dalle difficoltà di organico.
non so quanti giocatori gli mancavano in quella partita del mister, quindi cioè, i furti non esistono, ragazzi. I furti una volta puoi rubare, ma se l'Adda Adriatica c'è 41 punti, e quando il mister fece quell'esternazione e si scocciò, che si risentì di certe frasi, aveva totalmente ragione, perché bisogna avere rispetto di una società, ripeto, che in questo momento io non vedo sti campioni dell'Alba Adriatica, vedo tanti ragazzi promettenti e un mister che li fa lavorare duro, li fa stare bene, perché poi conosco molti ragazzi e sono molto affezionati al mister, ne parlano benissimo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti, cioè, ma anche nel calcio abbiamo detto che la nazionale ha fatto dei risultati quando con questi giovani ha fatto delle cose eccezionali l'europeo, e quindi il calcio sotto questo aspetto è uguale un po' a tutte le categorie. Noi dobbiamo fare meglio, Lorenzo, perché io non sono contento di quello che abbiamo fatto nel corso complessivo dell'anno. Sono molto contento della parte finale. Ti aspettavi una crescita diversa, forse, non dico più veloce, no, ma più completa. Beh, sì, nel girone d'andata abbiamo litigato sotto altri aspetti, abbiamo litigato sugli atteggiamenti. Nel girone di ritorno discutiamo dei miglioramenti di calcio. Nel girone d'andata non abbiamo potuto molte volte parlare di calcio perché eravamo un gruppo totalmente da riassemblare e sono mancati gli atteggiamenti. Abbiamo perso partite come quella con l'Alba o con quella col Montesilvano in casa perché siamo stati non all'altezza della situazione e delle richieste di questo campionato. Edmondo, insomma, io personalmente, poi insomma per te forse è difficile parlare dei tuoi giocatori in maniera singola perché sei il loro allenatore ed è complicato, però ad esempio a me Branno ogni partita che vedo mi impressiona abbastanza in positivo, oltre a Passamonti. Sì, sì, sono un po', diciamo... questa è un po' la base storica, se vogliamo, no? dell'Alba Adriatica, no? quello che è rimasto un po' dell'Alba Adriatica, come diceva il mister giustamente, in tanti 2 anni fa sono andati via, giustamente sono andati in Serie D, soprattutto a Castelnuovo, fra Castelnuovo e Pineto, è un po' la vecchia ossatura di questa squadra, quindi parliamo di Passamonte, parliamo di Brano, parliamo del capitano Fabrizi, che è ancora 98, tra l'altro, non si dimenticava. Picone, che ha 5 campionati d'eccellenza, e 99 ancora. Cioè, questi sembrano giocatori anziani, ma sono giocatori di 21-22 anni ancora. Sulla fascia spinge davvero, davvero bene. Picone, tra l'altro, mister, non so se ho problemi con gli occhiali o con la mia vista, leggermente sì, te lo dico, però se non erro mercoledì ho visto un certo dottor Ianni in panchina, o sbaglio? Sì, è vero, ecco, vero. Era lui, Umberto, è medico Umberto, sociale? No, ogni tanto ci viene a trovare, lui vive a Chieti praticamente, fa l'università a Chieti e gioca nel Bucchianico in promozione. Però visto che c'era questa partita infrasettimanale è venuto a trovarci, lo accogliamo sempre a braccia aperte perché comunque è il passato storico dell'Alba Adriatica, anche lui insomma, no? Per cui sì, con Moreno Sacchetti, anche lui presente. Gli vogliamo un mondo di bene, lo accogliamo sempre a braccia aperte. Come ti stavo dicendo, Lorenzo, per noi quest'anno è stata un po' un'annata particolare, se vogliamo, perché... Però mi devi rispondere davvero se ora ti sta stretta questa divisa, senza offese per nessuno, ma se Edmondo ha voglia di andare a toccare realtà che possano competere, diciamo così, con le grandi piazze. Ti faccio finire e completare il preambolo, però poi la risposta me la devi dare. No, ti dicevo che quest'anno è stato iniziato un discorso completamente nuovo, se vogliamo, perché... siamo rimasti veramente in pochi, parlo di giugno e luglio, no? Sono andati via tantissimi giocatori per noi fondamentali, insomma, no? Parlo di Cellucci, parlo di Santi Rocco, parlo di Nicola, tanti giocatori importanti per noi, anche inaspettatamente, se vogliamo, perché a marzo dell'anno scorso, quando c'è stato lo stop del campionato, noi comunque avevamo riconfermato tutti quanti e volevamo ripartire con questa base, lo stesso staff tecnico, per cui poi quest'estate ci sono state delle dinamiche un po' che ci hanno preso in contropiede ed è stata dura mettere su questa squadra. Però quello che dico sempre, Alba Adriatica alla fine riesce a mettere su sempre una squadra importante, perché poi noi la squadra alla fine l'abbiamo fatta, non ci nascondiamo, insomma, anche se ci sono
comunque tantissimi fuori quota, tanti certo. fuori quota, giochiamo sempre con 7-8 fuori quota. Contro il mister veramente abbiamo giocato con 10 fuori quota, ci mancavano 4-5 titolari. Per cui mi sento anche di ringraziare la società che fa tanti sacrifici, sono sempre gli stessi dirigenti da un po' di anni a questa parte, e gente a cui io sono veramente riconoscente, mi hanno rimesso, mi hanno dato l'opportunità di allenare di nuovo, dopo 2-3 anni ero andato nel dimenticatoio, anche per scelta, se vogliamo, perché volevo stare un pochettino ai margini, quindi fare il secondo a Teramo. Poi ti dico la verità, visto che finalmente sono in pensione, mi posso dedicare anima e corpo al calcio, mi volevo un pochettino divertire e ho accettato di nuovo questa sfida, anche se Lorenzo ti diverte solamente quando vinci, poi quando perdi è tutta un'incazzatura e voi sapete benissimo cosa mi succede la domenica della partita, perché quando non vinci poi c'è parte, ti diverti poco, però... No, ma l'occhio attento mi è rimasto, perché proprio mercoledì pomeriggio sul 3-0 a vostro favore ti vedevo dalla parte opposta della tribuna principale col tuo solito cappellino che correvi a destra a manca, anche su quel tipo di punteggio, ma ovviamente non lo facevi secondo me per il risultato, ma perché desideri finire il lavoro in maniera egregia, ecco. Il problema è che non si cambia. Quando si ha questo carattere difficilmente poi si cambia, si riesce a stare tranquilli, sì, perché ti rimane dentro soprattutto la domenica, la partita, per cui ecco, vorrei continuare a divertirmi. Adesso io il treno per me è passato più di una volta, se vogliamo, per cui a 57 anni non lo so se ci sarà l'occasione, però io ad Alba Adriatica sinceramente sto bene, anche se mi rendo conto che sarà comunque difficile riconfermare questo gruppo, perché ci sono parecchi giocatori appetibili da altre squadre, non ce lo nascondiamo, no? Già a dicembre ci sono state parecchie richieste per alcuni giocatori, per cui sarà difficile riconfermare questo gruppo. Però, ti ripeto, intanto voglio finire al meglio possibile, perché non ce lo dimentichiamo, l'Alba Adriatica in questo campionato è stato anche terzo, è stato anche sopra la Torrese e alla Lanciano. Per cui, come diceva il mister, sono assolutamente d'accordo, finire quinti o undicesimi non è assolutamente la stessa cosa. Vogliamo finire il meglio possibile e poi vediamo. Dai, e poi ce lo dirà la matematica, se si disputeranno o meno questi benedetti playoff. Noi ovviamente, giornalisticamente parlando, li accoglieremo a braccia aperte, però insomma il ritmo per ora... E le distanze, anzi ve le faccio rivedere, sono quelle che vediamo, un più 14 del Giulianova proprio sulla quinta in classifica, che è il Lanciano, quindi insomma davvero complicato, ma staremo a vedere. Questa è la schermata proprio con le partite che si giocheranno domani, abbiamo detto rinviata al Patriatica Penne per casi di positività nella squadra vestina. Mentre Delfino Curi Pescara Torrese, altro gran bel match questo qui, si disputerà non alle 15 ma alle ore 18 per la concomitanza appunto del match del Pescara, che scenderà in campo alle ore 14:30. Io vi ringrazio di cuore, ho voluto voi perché nel mezzo, in questa settimana, avete disputato i vostri match, in un modo o nell'altro siete tornati e nelle vostre case col sorriso, sicuramente più contento Edmondo per la vittoria 5-0 sul Villa, ma credo che anche Bonati possa essere soddisfatto di un pari al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia, che ha dato un punto alla sua squadra e che forse, staremo a vedere, ha tolto le ultime speranze all'Aquila di Sergio Lorè, almeno per quello che riguarda il primo posto. Grazie di cuore Edmondo, e dove andrai domani? Domenica che partita andrai a vedere, visto che sei libero? Molto vicino, sono a Giulianova L'Aquila, anche perché poi a distanza di 3 giorni devo incontrare il rosso blu, per cui me la vado a vedere sicuramente. Giustamente. Domanda stupida la mia, ma tu hai fatto bene a rimarcarlo. Mi tocca studiare l'avversario, dai. Sì. E poi vedremo se rispetteranno la tua tabella, tutti i risultati di domenica pomeriggio. Guglielmo, bocca al lupo, che partita sarà quella di domani? Perché
dall'altra parte un altro giovanotto che non vuole mollare la presa. Remigio è bravissimo, non bravo, quindi sarà una bella partita. Loro devono fare il risultato per rimanere attaccati al treno playoff, migliorare la posizione o non peggiorarla per i punti di stacco. Noi dobbiamo continuare nel nostro percorso e cercare di arrivare prima possibile alla soglia che permette poi di giocarsi le partite con più serenità, però non bisogna mollare assolutamente la presa, perché è un campionato terribile sotto il senso sportivo, è bellissimo per chi lo guarda da fuori, però per noi, come dice il mister, ogni domenica è una battaglia, perché poi quando non si fa risultato e hai questi caratteri, fai fatica ad accettare. Si dorme male, la domenica sera si dorme male, poi se si perde, a prescindere poi dall'avversario e dalla situazione. Sono cavoli di chi ci sta vicino. Qui le mogli, fidanzate, figli fanno la differenza, è quello l'ambiente vero, lì si deve creare il gruppo, perché se no, poi vabbè, la signora di Amicis, sportiva per eccellenza, capisce queste situazioni. Allora, sai che mi dice mia moglie? Ti dico ecco, raccontaci una sera faremo, no, una sera ve lo prometto, a campionato fermo, a bocce ferme, quando sarete tutti tranquilli e sereni, faremo una trasmissione a carattere personale, non sportivo, no? Dove ognuno di voi ci racconterà aneddoti particolari. Vai, no, ma sai che mi dice mia moglie? Sai che mi dice mia moglie? Lei riesce a capire, sì, la domenica, quando rientro dalla partita, riesce a capire se ho vinto o perso da come sbatto la porta, come apro la porta, il portone di casa. Grandissimo. Straordinario. Perso! Boom, hai vinto! Assurdo. Bellino, non so se accade lo stesso a Guglielmo, però insomma, bene o male, no. A me accade ancora una cosa più migliore, tra virgolette. Lei guarda il risultato su tutto campo e regola le sue azioni di conseguenza al mio umore conseguente. Ma spero che non scelga il menù in base ai risultati, perché altrimenti ti toccherebbe ingoiare bocconi amari dopo un'eventuale sconfitta. Quando c'è il risultato positivo mi scrive: probabilmente vai a festeggiare, non torni a casa, vero? E io puntualmente. Allora fa doppiamente il tifo, così non deve nemmeno cucinarti. Esatto. E poi sono insopportabile a casa, quindi spera che io non ci sia. Grazie di cuore, grazie Edmondo, in bocca al lupo. Insomma, ciao. Buona partita per domani, buono studio per questo Giuliano Valaquila, in bocca al lupo a Guglielmo Bonati, siete stati gentilissimi come sempre, ci vediamo alle prossime, spero, così poi mi farete vedere ufficialmente la vostra tabella alla data odierna, però non modificata, mi raccomando. Certo. Grazie Guglielmo, grazie Edmondo. Ciao, buona serata. Ciao, grazie ancora a Guglielmo Bonati e Edmondo di Amicis, insomma abbiamo parlato seriamente nella prima parte, poi nella seconda ci siamo dilettati a sorridere un po', ma deve essere questo lo spirito dei dilettanti dell'eccellenza abruzzese, soprattutto dopo quello che è accaduto purtroppo l'altra sera con la nostra nazionale. Allora, focus sui dilettanti, che di sicuro ci regalano più soddisfazioni e più emozioni rispetto ai grandi, mettiamola così. Finisce qui la puntata del sabato sera di Eccellenza On Air. Come sempre vi do appuntamento alla settimana prossima, conosceremo ovviamente i risultati della prossima domenica di domani e ci proietteremo verso la giornata successiva, come sempre su Rete 8 Sport, canale 11 del digitale terrestre. L'orario è sempre quello, bene o male 22:10, anche 22:30, perché ovviamente lasceremo spazio anche ad altri avvenimenti sportivi. Grazie di cuore e buona serata a tutti.